Buonasera. Oggi è una di quelle giornate che so solo voi potete capire. Una di quelle giornate. Uff. È l'unica parola che mi viene in mente. Sì, ho dei capelli osceni, sarebbero da lavare decisamente. In ogni caso, sì, oggi è una giornata di quelle che pizza. È sabato, oggi è sabato 9. E non so neanche io bene il mio intento nell'accendere la videocamera, in questo caso l'iPhone, ma avevo voglia di parlare con voi, di fare un video un po' più chiacchiericcio. In realtà stamattina, di solito il sabato mattina è il giorno in cui registro i video, ne registro due o tre di modo da tenermeli per la settimana e da avere anche qualcosa da pubblicare su WeGirls il martedì. E come ogni sabato mattina, quindi mi sono presa il mio tempo, il mio relax e mi piace proprio girare i video. E quindi mi sono preparata. Mi sono truccata e poi mi sono struccata, ma vabbè, mi sono truccata, mi sono vestita a mezzo busto e mi sono messa a girare i video, solo che non ho capito, ho provato a cambiare un po' le impostazioni della Reflex per iniziare a capire come funziona, ma ho toppato alla grande qualcosa e quindi tutti e due i video sono venuti con la messa a fuoco che andava, veniva, era veramente fastidiosa e quindi sono da buttare. Oggi pomeriggio dovrei rimettermi a girarli, ma ho... Non lo so, mi sono struccata, non ho voglia di ritruccarmi e per me YouTube è un passatempo principalmente e se mi mettessi ora a fare il video dei video controvoglia so che non verrebbero bene. Sì, sono in pigiama sotto, fantastico. So che non verrebbero bene e quindi non ha senso. Ho detto però ho voglia di chiacchierare perché dato che la giornata è uff per l'appunto, magari chiacchierando un po' con voi mi passa prima. Mi spiace di aver iniziato a vloggare, se così si può dire, dopo essermi fatta lo spuntino. Ho appena postato la foto su Instagram, ho mangiato i datteri con dentro le noci, non è assolutamente una mia invenzione. Li ho visti in uno dei vlog, dei tanti vlog che sta facendo Pepper Chocolate, Onorina, e io non ho mai mangiato i datteri. Non avevo mai mangiato i datteri prima perché davo per scontato che non mi piacessero. Sapete quelle cose che, boh, a vederle... Dite no, a me quello sicuro non piace. L'altro giorno ho assaggiato un dattero per casa da mia nonna e ho scoperto che mi piacciono. Quindi oggi mi sono fatta lo spuntino con datteri e noci ed è una cosa stra buona. È una bomba calorica, però è una bomba calorica sana. E quindi sì, mi spiace non aver vloggato prima per farvi vedere questo spuntino. Perché ormai sono le 4:30 di pomeriggio. Però sì, ho appena postato la foto su Instagram. E nulla, oggi non so cosa ne sarà della mia vita precisamente. Forse stasera vado a mangiare sushi per tirarmi su del morale, ma sapete quando la giornata parte proprio che è no, anche ieri è stata una giornata mezza no, ma quando parte proprio che è no la giornata, non mi va di sistemarmi per uscire. Tipo, vorrei che il mondo si spostasse dentro casa, perché proprio non mi va di uscire. Cioè, sì, forse di uscire sì, ma non mi va di truccarmi, farmi i capelli, dover pensare a cosa mettermi per uscire. So, grandi problemi della vita questi. Però sì, forse stasera vado a mangiare sushi, non so. Vedremo. Vedremo come va la giornata. In ogni caso, ora mi metto a scrivere un articolo per Glamour, già che ci sono. Almeno questo lo faccio. Scrivere mi rilassa sempre, magari anche oggi può riuscire a tirarmi un po' su di morale. Ho guardato qualche video che mi era rimasto indietro dalla settimana, che durante la settimana non trovo veramente quasi mai tempo di guardare video, perché oltre a farli mi piace anche guardarli, non di tutti, però di qualcuno sì, di qualcuna sì. E siccome alle 6 inizia la partita e sono solo le 5, mi metto un po' a leggere. Diciamo che il sabato per me è di sorta di solito relax. Perché veramente durante la settimana non sto ferma un attimo, non sto ferma un secondo e chi mi conosce la vita reale lo sa bene. Può sembrare tipo, oddio, c'ho da fare solo io, no, in realtà non sto ferma veramente un secondo e non è da me, anzi. E quindi di sabato mi rilasso, soprattutto in vista del fatto che inizierò tra poco il nuovo corso di... Un nuovo corso di trucco e sarà molto probabilmente di sabato e di domenica, quindi non avrò neanche più il tempo di rilassarmi di sabato e non so assolutamente come farò con i video perché, come vi stavo dicendo prima, li giro di sabato mattina e il sabato mattina sarò al corso e tutti i giorni della settimana sarò impegnata almeno mezza giornata, quindi boh.
Troverò sicuramente il tempo, giuro. Non so quando, ma ci sarà una riorganizzazione di nuovo di tutto il tempo. In ogni caso, appunto, mi sto mettendo un po' a leggere. Sto amando alla follia Cecità di Saramago. Ero preoccupata, come vi ho detto nel video in cui ve l'ho fatto vedere nell'ultimo video haul. Ero un po' preoccupata, ma non preoccupata nel senso. Mi impensieriva il fatto che le frasi fossero lunghe, non ci fossero molti paragrafi, non ci fossero molti punti. Pensavo fosse difficile da leggere. E di primo acchito mi aveva dato proprio questa impressione che fosse difficile da leggere, che, come dire, a parole tue, Arianna, che fosse difficile tenere il segno, insomma, che fosse un libro abbastanza impegnativo. Non è certo un libro facile. Però mi sta lasciando tanto, mi sta piacendo tanto. L'ho iniziato a leggere, lo sto divorando per quel che si può divorare quando si ha poco tempo libero. Sono a pagina 76 e sono contenta di riutilizzare il mio segnalibro. Lo avevo perso, ma io perdo spesso le cose. Molto, molto spesso nel mio casino perdo le cose. E questo qui l'avevo comprato in montagna quest'estate, è fatto a mano e c'è incisa sopra una frase: chi capisce non ha bisogno di spiegazioni, chi non capisce non capirà mai. Mai cosa più vera, mai citazione più vera, in questo periodo soprattutto. E quindi sì, ora mi metto a leggere. Sono contenta che anche alcuni di voi avevano già letto Cecità, o se lo sono andata a comprare, o casualmente l'hanno comprato proprio in questo periodo. E scambiamoci info, scambiamoci pareri, scambiamoci tutto quanto. Se volete, poi alla fine posso fare un video per dirvi la mia. Però anche nel frattempo, se lo state leggendo, mandatemi un messaggio su Facebook, scrivetemi su Instagram, voglio sapere anche la vostra assolutamente. E volevo leggere una frase che mi ha colpito molto di. Dato che ho iniziato con la rubrica in cui vi leggo pezzi di libri che mi hanno colpito, mi sto iniziando a segnare le cose che mi hanno colpito, ma questa è veramente solo una frase, quindi non c'ha senso farci un video e ve la leggo qui. La virtù, possibile che ancora lo si ignori, trova sempre degli scogli nel durissimo cammino della perfezione, ma il peccato e il vizio sono favoriti dalla fortuna. Mi piace assai questa frase. E mi piace anche un altro pezzo di questo libro che è un pochino più lungo, se vi interessa fatemelo sapere, ci faccio un video in cui ve lo leggo e mi sta piacendo veramente tanto, non c'è nient'altro da aggiungere. E è tempo che voglio andare al Temachigno. Pensate che da quando sono stata su a Milano con Daniele, desidero ardentemente andare a mangiare al Temachigno perché lì ci siamo passati davanti più volte. E sì, voglio assolutamente andare a assaggiare questo sushi. Però si deve prenotare settimane e settimane prima qui a Roma, penso anche a Milano, e quindi non sono mai riuscita a organizzarla per tempo. E nonostante ciò non demordo e oggi vado a mangiare sushi. Ebbene sì, devo dire che mi sto un po' disintossicando, nel senso che prima ci andavo fissa tutte le settimane, adesso capita per qualche settimana che non ci vado, ma sì, questa settimana non ci sono andata per niente, penso che questa sia la prima volta. E quindi vado di corsa a lavarmi i capelli prima che inizia la partita, perché se lo stesse chiedendo io seguo la Lazio. E quindi sì, alle 6 gioca, manca poco. Quindi vado di corsa a lavarmi i capelli, così me li asciugo almeno prima che inizia la partita. Poi mentre c'è la partita mi cambio lo smalto, che questo qui si è tipo scrostato, poi ho accorciato un po' le unghie prima. E penso di mettermi lo smalto semipermanente della Quick & Go. Momento pulizia, sto utilizzando il Perfetta di Collistar e se parlo mi perdo i beep secondo i quali dovrei spostarmi da una parte all'altra al viso e quindi faccio un po' a caso. Mi lavo la faccia, ultimamente ho la pelle che sta veramente avendo degli squilibri pazzeschi, però con questo qui mi trovo bene, riesco comunque a mantenerla sempre pulita e ora vi farò vedere lo schifo che c'è sopra nonostante io oggi mi sia già struccata, ma ci sarà sicuramente esilio di fondotinta. Come puliscono questi spazzolini non pulisce niente al mondo comunque. Ecco qui, come potete vedere, la spazzolina non è assolutamente bianca, anzi, nonostante io appunto mi sia già detersa il viso oggi dopo essermi struccata. Mi lavo i capelli ed utilizzo questi due. Ultimamente anche con i capelli sto avendo dei seri problemi, nel senso che mi si sporcano praticamente il primo giorno, la sera, cioè se li lavo la mattina e la sera già sono sporchi. Comunque sto tentando di tornare al bio in tutto e per tutto, quindi utilizzo questo shampoo qui della Dr. Organic che mi è arrivato nella Blogger Mystery Box su cui ho fatto il video. E il balsamo, questo qui concentrato attivo della Bioficina Toscana con cui mi trovo benissimo e ne applico veramente pochissimo solo sulle punte per evitare di ingrassare.
ultimamente sto anche diluendo lo shampoo. Questo qui è il, come si dice? Questo affare della Biofusina Toscana che ha qui di lato le dosi, qui va riempito di shampoo e fin qui va riempito d'acqua, poi qui era il loro e loro ci aggiungono anche l'idrolato, però io mi attengo a queste dosi, quindi 75 ml di acqua e fino a 200 ml riempio di shampoo, scusate, fino a 200 ml riempio d'acqua. Vediamo se magari ho qualche giovamento. Questo è quello che ho utilizzato per lo shampoo di oggi. Boh, vedremo. Sul viso come crema sono andata ad applicare questa qui di Anthos, che è la crema base per il trucco. È una crema idratante ma non troppo, che va benissimo per la mia pelle che è particolarmente grassa in questo periodo. E si asciuga subito e permette di applicare subito il trucco. Fa veramente una bella base, secondo me fa durare il trucco anche più a lungo. Questa è la situazione capelli una volta asciugati e dato che fuori c'è molta umidità, stavo pensando di fare il metodo della fascia per fare un po' di boccoli, perché da quando li ho tagliati non li facevo quasi mai i boccoli, perché dovrei farli con il calore, con la treccia come vengono non mi piacciono, dovrei farli con il calore ma non mi va di rovinarli ulteriormente, soprattutto dopo averli decolorati. In video, cioè, almeno così dall'anteprima i capelli sembrano rossi, in realtà sono sul biondo sotto. Alcune ciocche sono anche bionde più chiare. Non sono assolutamente rossi come appaiono in video. Spero che poi sul computer non appaiano rossi. Vabbè, in sostanza questi sono i capelli. E che ne dite? Uscirà qualcosa con il metodo della fascia? Ho un'ora, un'ora e mezza circa per tenerli in posa prima di uscire. E vabbè, dai, ci provo, va. Eccomi qui, il look di stasera è stra semplice. I capelli sono questi. Non sono venuti malissimo, l'unica cosa è che ho il ciuffo qui davanti che è troppo lungo, troppo pesante, credo lo tirerò su in qualche modo. Però nel complesso sono venuti abbastanza carini. Si ammosceranno tra 3 secondi, ma vabbè. Il trucco è veramente semplicissimissimo. Ho applicato una sottilissima riga di eyeliner, ma proprio solo all'attaccatura delle ciglia e tanto, 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 tanto mascara. Sì, si vede. Sulle labbra si sta asciugando il mio must have, ormai io utilizzo sempre questa, veramente. Giorno, sera la utilizzo sempre, quasi tutti i giorni. Ed è Long Lasting Liquid Lipstick, in poche parole la tinta labbra di Wycon. E questa è la tonalità 05. Io la amo alla follia. Da appunto questo colore che vedete qui si sta ora asciugando. Mi piace un casino, ci mangio, ci bevo e rimane lì intatta. Vado a dare un senso a questo ciuffo e esco. L'outfit è in brevissimo. Ho la camicia, questa qui a quadri sì, bianchi e rossi. Rossi e neri con un maglioncino. Appunto la camicia sbuca anche da qua sotto ed ho poi dei jeans. Metterò dei classicissimi stivaletti neri ed è il cappotto nuovo che vedrete prestissimo nell'haul dei saldi. E nulla, scappo che se no faccio tardi. E vi farò vedere forse il sushi. Forse riprenderò qualcosa stasera. Vediamo un po', come prosegue la serata. Sono andata a mangiare un po' di sushi. Ho andato a bere una birretta e ora sono tornata a casa. Mi sto violentemente struccando perché ho messo talmente tanto mascara che non se ne sta andando via con nulla. E nulla. Spero con questo vlog di avervi tenuto compagnia. E vi auguro una buona giornata se lo state guardando di mattina, una buonanotte se lo state guardando di sera, eccetera, eccetera, eccetera. Ci vediamo alla prossima. Ciao!